Buongiorno! Anche oggi un vlog. Finalmente sono riuscita a sistemare il problema del wifi di internet. Ho avuto problemi con il wifi, però più o meno l'ho sistemato, nel senso che va comunque lento, però prima proprio non mi caricava più i video, mentre adesso, anche se lentamente, li carica. Quindi sono tornata a vloggare in modo normale. Anche oggi appunto vloggerò e quindi posterò questo video giusto senza far passare più 1000 giorni. Adesso sono le 12:43, quindi è ora di scendere per andare a mangiare quasi l'una, perché oggi pomeriggio devo fare un sacco di cose e ovviamente le condividerò con voi. Però adesso appunto scenderò per pranzare, anche perché ho fatto la colazione abbastanza presto oggi, quindi ho un po' di fame. Bene, sono scesa in cucina, o si vede sullo sfondo queste due cose rosa, sono la sorpresa del Kinder di Pasqua. Ahia, di Pasqua. Sposto un po' così. Vabbè, oggi comunque è una bellissima, mio papà sta sistemando le cose sul tavolo e non vuole far casino, non importa, papà puoi parlare quanto vuoi. Comunque oggi è una bellissima giornata, sono troppo felice perché quando c'è il sole io sono di buon umore. Ho portato giù il mio computer perché devo montare un video per il canale principale, però penso che non riuscirò a montarlo tutto adesso, in questo momento, lo monterò magari stasera. Comunque vi avviso già che mentre guardate questo video, questo vlog, sul canale principale ci sono 1/2 nuovi video. Sicuramente uno, ovvero una haul primaverile, c'è. Quindi dopo questo vlog, se non l'avete ancora visto, andate a guardarlo, perché la haul l'ho già praticamente quasi caricata con i tempi del wifi, però è quasi carica, quindi durante questo vlog, mentre voi lo vedete, già sul canale principale c'è questa haul primaverile e poi presto uscirà anche un ask. E per pranzo, se vi interessa, sto mangiando gli gnocchi al pomodoro e credo che in uno degli ultimi vlog già io ho mangiato questo piatto. Ah no, è Allora, io avevo già in mente che dovevo farli col sugo, perché mio papà mi ha proposto di farli col sugo e in uno degli ultimi vlog io li ho cucinati col sugo da sola. Ma siccome non abbiamo più passata di pomodoro, li farò col tonno in scatola, cioè cuciniamo gli gnocchi e poi ci aggiungiamo il tonno in scatola, che a me piace tantissimo. Quindi questo sarà il mio pranzo. Mentre mi truccavo, sono già truccata perché dopo devo uscire, mentre mi truccavo stamattina mi sono messa a guardare i vlog vecchi di Onorina Pepper Chocolate, che è una delle mie youtuber preferite, e ho deciso di guardare quelli estivi perché ho un sacco di voglia di proprio non dell'estate per quanto riguarda il caldo, perché come sapete io odio il caldo, però mi piace l'estate per mille altri motivi. Intanto voglio abbronzarmi di nuovo quest'anno, cioè voglio riprovarci, l'anno scorso non ci sono riuscita, e sì, mio papà non ci crede che ce la farò, in effetti l'anno scorso non ci sono riuscita, e scusate se vedete un po' gli occhi arrossati, ma ho l'allergia. In ogni caso ho proprio voglia di quell'atmosfera estiva, andare al mare, fare, non so, le vacanze, anche se poi io effettivamente passerò la maggior parte del tempo qua con i miei amici, non è che vado io, non ho ancora in programma nulla per quest'estate, però sto guardando appunto i suoi vlog dove è al mare, quando è andata l'anno scorso in Puglia, perché mi piace quell'atmosfera e quindi appunto mi sono messa a guardare dei vlog estivi. E tra l'altro oggi, anche se c'è il sole, comunque c'è un vento, già ieri sera c'era un vento, aiuto, infatti fa, credo, abbastanza freddo, no papà? No, fa caldo ma il vento è freddo. E non so nemmeno se vestirmi così oggi. Dopo ve lo faccio vedere meglio l'outfit, ma non so se tenerlo perché non mi convince. Ecco il piatto, alla fine non gnocchi ma trofie, che mi piacciono lo stesso perché a me la pasta piace tutta, basta che non sia integrale. E poi tonno in scatola all'olio d'oliva. Buon appetito! Ok, ho finito il trucco mettendo la tinta labbra, ovvero il rossetto liquido. Che palle, devo riuscire ad abituarmi a non dire più tinta labbra ma rossetto liquido, perché il nome giusto è rossetto liquido. Quindi ho messo il rossetto liquido di Jeffree Star nella colorazione Celebrity Skin, che è uno dei miei nude preferiti perché è tendente, cioè è un marroncino nude bellissimo che secondo me con la mia carnagione sta benissimo. E quindi questo è il trucco finito con tanto illuminante. Il mio preferito tra tutti gli illuminanti, alla fin fine ho provato un sacco di marche diverse, però penso che quello di The Balm, il Mary Luminizer, sia veramente il più bello perché ha un effetto super glowy ma allo stesso tempo naturale, nel senso che non ha pigmentazione, non colora la pelle, la illumina e basta, e mi piace tantissimo. Comunque, come vedete, mi sono cambiata l'outfit perché, come vi ho detto prima, adesso mi siedo perché, come sapete, a me piace parlare da seduta, anche se è un po' troppo bassa questa inquadratura, vediamo così. Ok, praticamente
Scusate se sono tipo mezza giù, però intanto almeno parlo con sullo sfondo questi bellissimi fiori, che ormai sono il mio nuovo sfondo anche sul canale principale. Comunque, stavo dicendo che prima stavo indossando una salopette, quindi tutta intera, coi pantaloni ovviamente lunghi, non con la gonna o gli shorts, cioè andava giù fino alle caviglie. Solo che la taglia è un po' strana, perché mi sta benissimo sui fianchi, ma sulle gambe sono abbastanza larghi quei pantaloni, tipo boyfriend jeans, però non hanno nemmeno uno strappo, quindi rendono le gambe decisamente più grosse. E anche se mi piace tantissimo, non mi vedevo proprio oggi con quella salopette, quindi ho deciso di tenere la maglia che avevo scelto da mettere sotto, perché alla fine mi piace. E poi mi sono cambiata perché ho deciso di mettere dei pantaloni semplici a vita alta, cioè semplici. A me piacciono tantissimo perché sono questi qui di Pull & Bear, che hanno tutte queste rose rosse sparpagliate per i pantaloni, e io le adoro. E poi, come state vedendo, state notando dalle righe bianche che ci sono su questa felpa è dell'Adidas. Dov'è che... Ah, è qui, ecco il simboletto. Questa felpa è la mia felpa dell'Adidas enorme XL, che io utilizzo tipo anche come giacchetta, tra virgolette, perché oggi, anche se è una bellissima giornata, come vi ho detto, qualcosa per coprirsi serve. Quindi questo è il mio outfit. I pantaloni, adesso ve li faccio vedere meglio, eccoli qua. Vedete tutte queste roselline? Ovviamente io le adoro, non c'è neanche da dirlo. E come scarpe metterò o le All Star o le Adidas, comunque abbastanza sportive, perché oggi, di nuovo, succede una cosa bellissima, ovvero io e Tiago di nuovo andiamo per la nostra avventura alla ricerca di un cucciolo di cane. L'ultimo vlog che c'è su questo canale è ancora riguardo la nostra prima ricerca, ovvero quando siamo andati in un negozio di animali, che ovviamente, perché anche in quel vlog l'ho spiegato ma alcune forse non l'hanno recepito, quel negozio in cui eravamo andati era un negozio che vendeva cuccioli di cani abbinato ad un allevamento, cioè l'allevatore portava lì i suoi cani, tipo un cucciolo per ogni razza in questo negozio, e così che i clienti potessero vederli, però poi per adottare il cucciolo si andava ovviamente nel suo allevamento. Però non importa più questa cosa, perché tanto alla fine lì non c'erano le razze che a me piacevano, che anche a mia mamma, buonanotte, a mia sorella piacevano, perché c'era l'husky che era l'unico che mi piaceva, ma era già abbastanza grande perché aveva 4 mesi. Quindi abbiamo fatto altre ricerche, e sul canale di Tiago c'è un vlog in cui andiamo in questo allevamento di Weimaraner, che è una razza di cani che a me piace tantissimo. Già quest'estate, quando stavo cercando, che poi ho preso Kylie, avevo trovato questa razza che mi era piaciuta tantissimo. E quindi siamo andati io e Tiago già in questo allevamento, e quella volta lì non ho fatto il vlog perché l'ha fatto lui, infatti lo trovate sul suo canale, anzi se volete ve lo metto anche qui sotto in descrizione, così se ve lo siete persi almeno vedete pian piano tutti gli step. Comunque stiamo ritornando proprio in quell'allevamento, perché l'ultima volta in cui ci siamo andati i cuccioli avevano 3 settimane, quindi erano veramente piccolissimi, anzi forse 2 settimane e mezzo, erano tipo dei topini. Erano 8 cuccioli, se non sbaglio, sono 8 cuccioli se non sbaglio, di cui 6 femmine e 2 maschi, e io vorrei una femmina perché per Kylie vorrei una sorella adottiva, una cucciolina con cui giocare. In ogni caso ci sono disponibili delle femmine, solo che l'altra volta appunto erano così piccole che abbiamo potuto solo vederli ma quasi neanche toccarli, anche perché erano veramente super, cioè sembravano strafragili, tutti addormentati uno sopra l'altro, hanno dormito tutto il tempo in cui siamo stati là. Abbiamo visto la loro mamma che li allatta, quindi così si può capire come cresceranno, come saranno da adulti, e sono bellissimi. Sono un cane ovviamente che arriva ad essere in taglia medio grande, tipo Kylie, però sono tutti grigi. Quindi oggi ci torniamo perché i cuccioli sono cresciuti e quindi possiamo vederli. Probabilmente già cammineranno, perché l'allevatore ci ha detto che era questione di 1 o 2 settimane e poi avrebbero iniziato a correre come dei pazzi, perché i cuccioli sono così, crescono in un attimo. E quindi oggi spero di appunto vederli più grandi, di vederli correre in giro e di poterli accarezzare, perché anche l'altra volta purtroppo li abbiamo solo visti da super vicino, però non li abbiamo accarezzati perché erano veramente piccolissimi. E quindi sì, io e Tiago andiamo di nuovo in questo allevamento per vedere questi bellissimi Weimaraner, che sono dei cani fantastici. Fatemi sapere se voi avete il Weimaraner, se c'è qualcuna tra di voi che ha un Weimaraner, perché è un cane che mi piace tantissimo. Infatti non vedo l'ora anche oggi di andare, perché come dico sempre, a prescindere se poi prenderò o non prenderò questa cucciola, la cosa bella è proprio passare una giornata così. Tra l'altro io e Tiago poi ci divertiamo tantissimo a
a stare insieme, ridiamo un sacco, quindi sarà bellissima in generale la giornata, anche se poi non andrà a buon fine la cosa. In ogni caso, per ora i cuccioli disponibili ci sono, quindi noi andiamo di nuovo e magari oggi sarà la giornata giusta per decidere, non lo so. Comunque ovviamente voglio condividere con voi questa avventura, un po' come ho fatto per Kylie quando andavamo ogni volta al canile. Questa volta invece andiamo in un allevamento. Poi quando sono in macchina con Tiago comunque vi parlerò meglio di questa decisione di prenderlo in negozio, cioè in negozio, in allevamento e non al canile, tutto il resto, perché comunque dal vlog precedente su questo canale ho visto certi commenti di persone che ovviamente giudicano a prescindere. Comunque tra poco arriva Tiago e dobbiamo partire, quindi poi in macchina parleremo di nuovo. Eccoci qui in macchina! Yes. Tiago è arrivato, siamo partiti ovviamente in ritardo perché sono le 2:30 e dovremmo essere là. Dovremmo essere là alle 3, devo scrivergli adesso, povero. Cioè praticamente abbiamo davanti ancora 40 minuti e dovremmo essere lì tra mezz'ora. In ritardo, ovviamente non per colpa mia, perché io non sono mai in ritardo. Io sono sempre in ritardo. Esatto, colpa di Tiago, quindi lo diremo poi all'allevatore quando arriviamo. È colpa di Tiago. Comunque, adesso che siamo nella parte di strada che Tiago ancora sa, quindi non devo fare da navigatore umano, possiamo parlare un po' liberamente di tutto quello che vogliamo. In particolare, volevo parlare del vlog che ho pubblicato io, quindi non quello sul canale di Tiago, ma quello che ho pubblicato io sempre dove andavamo alla ricerca di questo fatidico cucciolo. Perché alcuni commenti sotto questo video, Tiago, dicono: ma perché prendi un cane in un allevamento e lo paghi invece che prenderlo al canile? Mi chiedono. Devi salvare una vita al canile piuttosto che in un allevamento. Forse non sapete. Certo! Perché devo capire anche i tuoi pareri, no? Perché ognuno poi dice quello che vuole. Allora, forse non lo sapete, ma io ho già due cani che ho preso al canile, quindi so benissimo che cosa significa adottare, salvare un cucciolo dal canile, perché appunto ne ho due. Secondo me sono tutti animali, sono tutti cani che hanno bisogno di amore, sia che siano in canile sia che siano in allevamento, perché anche se ovviamente in canile le condizioni sono peggiori rispetto ad un allevamento, in ogni caso, anche se quelli sono di razza e gli altri sono degli incroci, in ogni caso tutti i cani hanno bisogno di amore e anche in allevamento sono uno tra tanti e non hanno una famiglia come possono averla poi se sono adottati. Quindi io non faccio differenza, ho già salvato due cani dal canile e di questo ne sono felicissima, e siccome appunto non faccio differenza, siccome mi piace tanto la razza Weimaraner, voglio, in questo periodo vorrei appunto per il terzo cane cercare un cane di allevamento, semplicemente questo. Ma non vi preoccupate perché so cosa significa. Certo, beh, ovviamente. Non preoccupatevi perché ce ne saranno altri che adotteranno. Già se riesco a prendere il terzo sarà un evento, esatto. Cosa forse? Secondo me nel canile, se io non mi sono ben informato ancora, ma non ci sono cani di razza proprio. Beh, è difficile. Cioè, nel senso, se trovano abbandonato un cane di razza, sì, però è difficile che venga abbandonato, infatti, perché è costato alla persona. Di solito magari sono cani randagi o cuccioli dimenticati, tipo Kylie, che è stata trovata una cucciolata in montagna così in una scatola, sei cuccioli. E c'era anche Kylie tra loro, la mia Kylie. E come dicevo prima, spero che questa volta, Tiago dice, spero che questa volta non siano addormentati come l'altra volta. Cioè perché vabbè, avevano aperto gli occhi da una settimana. Sì, l'altra volta. Infatti io spero che adesso, come ci ha detto l'allevatore, siano belli attivi, che corrono. Ah, non vedo l'ora. Intanto che mi ricordo, perché avevo letto, volevo dire che ti dicevano di fare la patente, così cosa. Però Cleo ha proprio paura della macchina, cioè anche quando è in macchina con me è sempre in ansia, nonostante io guidi molto bene. È vero. Però io lo faccio, non mi obbliga, quando io dico che mi obbliga lo faccio scherzando, ovvio. Cioè lo faccio con piacere, anche perché come sono io, cioè se non voglio di fare una cosa non la faccio, quindi volevo ribadire che non lo fa, cioè non è che mi scrocca così, anzi lo faccio con grande piacere perché parliamo, infatti ci siamo anche scritti dicendo che non vedevamo l'ora, perché noi ci divertiamo un sacco, arriveremo stanchissimi come al solito, però noi ci divertiamo un sacco. E poi più che altro adesso vendo proprio delle vite diverse, perché prima quando andavamo al liceo ci vedevamo ogni santo giorno, forse ci sopportavamo meno proprio perché ci dovevamo vedere ogni giorno. È vero. Però
adesso avendo comunque impegni molto diversi, perché lui va all'università e io invece lavoro per quanto riguarda YouTube, abbiamo degli impegni così diversi che ovviamente tra esami, io eventi, viaggi, barra poco tempo libero, quando abbiamo delle giornate libere vogliamo fare delle cose che ci divertono, che ci piacciono, e quindi fare anche questa cosa di andare alla ricerca di sto cucciolo comunque è un modo per vederci tra i nostri vari impegni. Brava, un applauso quindi, per Cleo. Quindi ecco, a prescindere è bello passare del tempo insieme, e poi come ho detto già all'inizio, anche a lui piacciono i cani, anche lui è cioè comunque non è che gli fa schifo andare a vedere sti cavolo di cuccioli che sono tra l'altro bellissimi, e magari lo prendi anche per te. Sì, certo. Guardate dove siamo. Guarda, bellissimo. La volta scorsa era molto più bello perché era più limpido ed era tutto innevato. È vero, è vero, si vedevano benissimo le montagne. Comunque guardate che paesaggio, le nuvole, il cielo, i prati, bellissimo. Io adoriamo questa zona. L'altra volta quando siamo arrivati abbiamo detto: ma che bello deve essere vivere qua, nel senso per la tranquillità, proprio in mezzo ai campi proprio. Siamo arrivati! Yes! Siamo tornati a casa! Oddio! Aiuto! Ma fai entrare prima! Ecco! Allora, non abbiamo ripreso perché noi siamo due scemi che non chiediamo. No, ma la prossima volta li appoggiamo qua, così possiamo parlare. La prossima volta chiederemo di riprendere proprio con la macchina fotografica. Però in ogni caso, per fortuna, siamo riusciti a fare delle foto. Ve le facciamo vedere. Perché alla fine la ragazza, perché oggi c'era anche, prima c'era solo l'allevatore, oggi c'era anche la sua ragazza, e lei ci ha chiesto: dai, fate delle foto se volete. E noi abbiamo preso subito: sì sì, va bene, le facciamo. Perché fino ad adesso non le avevamo ancora fatte. Ecco, adesso prendo la faccia di Tiago. Oh, ecco, adesso l'ho preso. Guardate come sono. Sono 8 cucciolini, come vi avevo detto, e hanno tutto il collarino diverso per differenziarli. Esatto. Vediamo la mamma che li allatta. Che bello, ragazzi. Guardate. Cioè, è proprio bello. Che poi abbiamo chiesto che la madre che fa tutto. Sì. Fa tutto, tutto la mamma. Si mangia, una volta che partorisce, mangia lei la placenta, pulisce i cuccioli, fa tutto la mamma. In modo istintivo, senza anche al primo parto. E anche lei va lì, appunto, decide lei quando andare ad allattarli. Ormai adesso però hanno 36 giorni, quindi ormai pian piano non dovranno più mangiare, non dovranno più bere il latte dalla mamma. Infatti li stanno già facendo il cambio dal latte alle crocchette normali. Ha detto che le mettono anche nel lattino. Sì, bagnano le crocchette. Vabbè, comunque ho fatto la foto, ho chiesto di poter fare la foto con in braccio una cucciola, per vedere anche la grandezza, perché dalle foto comunque non si vede, non si capisce. Invece l'ho presa in braccio, guardate. Grazie, che dolce! Grazie a me per la foto. Sì, Tiago ha fatto la foto che è venuta benissimo. Guardate che dolcezza! Sì, mamma mia, era veramente... Sono veramente bellissimi, guardate gli occhi, cioè... Belle. Bellissima. Che poi cambiano colore, avevamo già spiegato anche nell'altro vlog, cambiano colore. Da blu diventano azzurri, poi ghiaccio, poi gialli chiarissimi, quasi bianchi. Ambra come la loro mamma. Allora, la loro mamma si chiama Ambra, il loro papà Hulk. E oggi abbiamo visto anche il papà, che è bellissimo anche il papà. Forse più bello della mamma. Esatto. Anche. Comunque questi sono i cucciolini, adesso ovviamente sono praticamente tutti uguali, anche se osservandoli si capivano già un po' i caratteri, tipo quella che ho in braccio io nella foto, che aveva il collarino rosso, era stra-agitata. La più agitata e stronzettina, anche perché era quella che si buttava sui fratelli mentre dormivano, li con svegliava. Il sedere in faccia, li svegliava per li
ardeva. Io ho detto, Tiago, voglio questo, perché sì, rossa era del colarino rosso. Sì, faceva morire dal ridere perché rompeva le palle a tutti quanti, quelli che si addormentavano. Tutti. Era pazza. Comunque sì, è stato bellissimo vederli un po' più cresciuti, perché sono cresciuti tantissimo rispetto all'altra volta. E adesso vedremo, decideremo quando tornare, perché in teoria saranno disponibili da metà maggio in poi, da 15 maggio in poi, perché appunto devono raggiungere un'età giusta per cui possono essere adottati per la legge italiana. Esatto. Per la legge italiana. E quindi adesso dobbiamo decidere che cosa fare, diciamo così. Nei prossimi giorni decideremo. E ovviamente se ci sarà il vlog andiamo a prendere la cucciola, il vlog ovviamente lo farò e lo pubblicheremo. Anzi, voglio organizzarmi e prendere tipo e prendere tipo quella sorta di cavalletto per la macchina, tipo che puoi mettere fissa la macchina fotografica in macchina, così possiamo appenderla davanti a noi e ci riprende tipo carpool karaoke. Ah sì, ho capito. Così è comoda, perché metti che la prendiamo, cioè non è che posso star lì a riprendere con il braccio. Ma certo, io guido, perché guido. Qualcuno dovrà pure farlo, quindi magari vado su Amazon a controllare. Attivati. Sì, comunque è stata una giornata molto... Oggi non sono stanca rispetto alle regole, perché di solito sono sempre stanchissimi. Oggi un po' meno. Un po' meno. Esatto, però sì, ho guidato ancora io. Tra i due non c'è molta scelta. Però comunque siamo soddisfatti di questa cosa. Sì, vuoi salutare visto che poi tra poco vai? Certo, allora come devo salutare? Non lo so. No, volevo ricordare che trovo questo libro di Clea. Sono emozionatissima, ragazzi, ve lo dico. Perché ovviamente ci sarà anche lui il 27 aprile in lo Piazza Duomo. Ah, così, scusami. Ah, ci sarà una sorpresa. Vabbè, ci sarò anch'io. Ci sarò sì, anch'io. Come sapete, la prima data sarà in Piazza Duomo a Milano alle il 27 aprile alle 15. E ci sarà anche Tiago. Ecco, ovviamente ci sarà, se riescono a venire anche degli altri miei amici, ci saranno anche loro. Spero che tanti di voi verranno il 27 aprile. Certo, certo. Perché è il giorno in cui esce il libro, quindi è molto importante come cosa. Bene, grazie Tiago per la tua presenza nel vlog. Ah, perché mi stai... Sì, puoi andare anche. Niente, quindi questo è quanto. Ci vedremo molto presto, perché il cucciolo magari starà per arrivare. Chissà. Quindi Tiago se n'è andato. Sono le 19:32 adesso e sto scendendo perché è pronta la cena. E devo anche mettermi la felpa perché me la sono tolta, perché di pomeriggio faceva leggermente più caldo. Ma adesso ho un freddo. Ah, c'è, che bella luce, c'è ancora un sacco di luce. Però ho veramente freddissimo in questo momento, quindi mi metto la felpa. Ecco qua, felpa messa. E adesso si mangia. Ho finito di cenare e adesso siamo qua sul divano, perché stasera dovrebbe finire, non so se è proprio l'ultima puntata, perché c'è questa serie su... Cosa c'è, Mila? Mia sorella mi ha visto un video. Sta guardando cose strane su Facebook, i meme, robe del genere. Comunque, su Sky stiamo vedendo... Io vorrei appoggiare la macchina fotografica, ma non ho un... Oh, ma... Dio! È entrata che... È entrata... No! È entrata che... Ciao! Perché? Da dove sei entrata? Papà. Vieni, Kylie. Vieni. Non sappiamo... Scusate, ma... C'è un cane che... C'è un cane. Perché si è aperto poi, ovvio che... Ma è entrata da qua. Oddio che... Che ridere. Dov'è? Ginetta! Sei venuta a trovarci. Stavo dicendo... Che Kylie è una capretta pazza. Praticamente, oh, ci mettiamo qua la luce fuori. Volevo dirvi, a parte... It's so cold outside. Sì, fa freddissimo. Però quello che volevo dirvi è... Ma... Quello che io, Kylie, volevamo dirvi è, prima di tutto, di guardare questa serie che si chiama Big Little Lies, che potete trovare su Sky, e oggi molto probabilmente finirà la stagione, finiranno gli episodi, spero di no, ma mi sa proprio di sì. Ma la serie TV che volevamo consigliarvi io e mia sorella è... 13... Ah. 13 Reasons Why, che potete invece trovare su Netflix.
Oh, Tokyo, non fare il gelosetto. C'è Tokyo che è geloso perché siamo fuori con Kylie. Dovete assolutamente guardare 13, che appunto trovate su Netflix. Noi l'abbiamo vista in 2 giorni e mezzo. L'abbiamo iniziata e finita in 2 giorni e mezzo. Oddio, che permaloso. Sì, c'è Tokyo che è un po' permaloso. Comunque noi l'abbiamo iniziata e finita in 2 giorni e mezzo, 3. E ci è piaciuta tantissimo. Abbiamo visto un episodio dopo l'altro e volevamo consigliarvela, a parte per il tema, che comunque, essendo il bullismo, è abbastanza pesante e importante. Però è bello, c'è tutta l'ombra. Cioè è bello la serie. È proprio bella la serie, a parte appunto per questo messaggio che è importante, perché non è nessun spoiler. La storia è di questa ragazza che si suicida perché è vittima di bullismo e lascia 13 cassette per spiegare 13 motivi. E c'è sta cavolo di ombra. Lascia 13 cassette per spiegare 13 motivi per cui si è suicidata, e i responsabili ovviamente sono 13 persone diverse. E a parte questo tema generale, che è importante, fa davvero riflettere, ve la voglio consigliare anche proprio per i personaggi, per l'idea, per la storia. Per Alex. Allora, il suo personaggio preferito è Alex, il mio Justin. Se l'avete visto, ovviamente capirete di cosa stiamo parlando, altrimenti guardatela. E poi Clay è in tutti i nostri cuori perché è un gino. E la sua bici. E la sua bici, assolutamente. Quindi vogliamo consigliarvela. E a noi è piaciuta tantissimo. E non vediamo l'ora della seconda stagione, che a quanto pare è stata confermata, quindi can't wait. E questo è quello che vi volevo dire, sì, di guardare 13 Reasons Why, perché è veramente bella. Già. Fatta molto molto bene. C'è Tokyo che vuole entrare, okay, e noi, amore, lei è rimasta qua ad ascoltare cosa dicevamo. Bella. E niente, con questa atmosfera serale di luci, mia sorella e i miei cani che mi circondano, volevo mandarvi la buonanotte. Ci vediamo al prossimo, non riesco a prendere tutte e due. Ci vediamo al prossimo vlog. Bye bye. E non so che altro dire. Hai i capelli rosa quasi. Sì, mia sorella è quasi arrivata al colore che desiderava. Però in realtà è solo un riflesso magico. È vero, solo è grazie alla luce. Vabbè, comunque, vabbè, vi mandiamo alla buonanotte. Ci vediamo prestissimo con altri vlog. Ciao.